Ben trovati noi sul canale del Predone. Oggi iniziamo una nuova campagna su Total War Warhammer 3, l'Impero degli Immortali, con Karl Franz, detto Carlo Francescone. Andiamo subito a mettere le mani addosso ai ribelli, così gli facciamo subito capire chi comanda. Vai, Karl Franz. Combattiamola sul campo. Tanto dovrebbe essere relativamente facile. Secessionisti dell'impero. Helmut Ludenov, detto Ercaccola. Detto Ercaccola di Trastevere. Oh, ma che bel terreno del cazzo, direi. Guarda un po', ti faccio una bella sorpresina con la mia cavalleria. Metto la mia bella fanteria. Beh, bella è una parola grossa. Usiamo la mia fanteria qua. E il nostro Karl Franzescone qua, anzi qua dietro, così incazza con tutti e fa durli. Abbiamo anche un bel cannone. Facciamo un cannone. Chiamo qua, va. Pum, 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 pum. Questo sarebbe bello che sarebbe bello che arrivassero qua i nostri fucilieri. Ci credo poco, però. Che unità c'hanno di tiro loro? Arciere. Balestrieri. Eccolo qua, Helmut Ludenov. Ciao, Helmut. Cosa inciti le truppe? Cosa inciti le truppe? Che tra poco prenderà la sveglia. Vabbè, Karl Franz? Ma sta già a cavallo Karl Franz, no? Posso dire. Mi sembrava strano. Dai, Carlo Francesco. Allora, siamo pronti? Siamo pronti. Vai, muoviamo la cavalleria. Andiamo qua. Subito pure voi. Assicurati di Qua. sfruttare al Anzi, massimo i no, vai soldati con qua. le cavalcature, comandante. Ostacola la formazione Andiamo. nemica e colpisci i Voi nemici. state già colpendo come se non ci fosse un domani. Noi avanziamo per tenere impegnata la fanteria nemica. Uomini! Guardate come i nostri se la prendono con estrema calma, in quanto il nemico non ci pa fa paura. Ribelle, non te temo. E certo, perché te pensi che io mi faccio fregare da te? Dove sei, Helmut Ludenov? Helmut, vieni qua che ti smonto le cervelle a calci in culo. Ah, fai così, fai così. Boom. Carlo Francescone che va a rompere il culo. Tish. Vai Carlo Francesco. Stai fermo, vieni qua. Ma che cosa spari? Ah, perché c'hai la schermaglia attiva. E dai, dai, che mi sono sbagliato. Guarda che mega carica alle spalle. Via. Ciao! Ora vi massacreremo con i nostri proiettilini, guardate. Ora pom 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 pom
Facciamo anche qua un caricone, giusto per non farci mancare nulla.
La nostra cavalleria va a travolgere le unità da tiro avversarie. Così la fama spara. Aiuto, aiuto! Aiuto, la nostra unità sono dei matti che parano addosso! No, smettetela di sparare come se non ci fosse un domani, eh! Dai, Helmut Feuerbach. Oh, te che cazzo. No, 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 arriva, 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 arriva. Boom! Ha preso i nostri, porco due. Ti dico, fermati proprio. Ciao, sono Helmut Feuerbach. E che fai, schiappi? Ho fame, azzozzo lurido. A lurido. Vabbè, massacra a voi, va. Vediamo come riusciamo a tirarli qua a 10 centimetri da noi. Riusciamo a prenderli, secondo me non li prendiamo, ma se li tiriamo a mano. Ma troppo vicini, non sparano. Troppo vicini, non sparano. No, Carle Franz, no, te volevo di lui. Loro, cioè, scusa. Vai, 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 vai. Ma sono dure che vi dico di sparargli e non gli inveggiate. Dai. Sto pure in salita, sto rallentati, dai. Stavolta abbiamo fatto abbastanza male. Terminiamo la battaglietta. Ok, adesso il buon Helmut Ludendorff e il suo esercito se la presero dove se la prese Rosa. Noi immediatamente ci andiamo a prendere la loro cittadina, Vittoria Pirrica, ma ci va bene, comunque stiamo subito senza perdere troppo tempo, occupa e saccheggiamo. Andiamoci a prendere anche i soldini che ci servono. Sì, lo sappiamo, dell'Impero Immortale di Beta. Abbiamo ottenuto un'armatura d'acciaio argentato e un seguace, il cacciatore di taglie, che ci dà, vabbè, dai, compagni con oggetti magici più 6%, mentre l'armatura ci dà un'armatura più 20%. Abbiamo preso 2 gradi e abbiamo, vabbè, queste sono le porte di battaglia e vanno bene. Ammalliamo il grado al nostro buon Carle Franzescone. Andiamo a reclutare le nostre unità. Ok, allora mi prendiamo una e una, anche perché ci servono grandi spade di carro Burg. Facciamo subito.
a sistemare anche le strutture a Grunburg, andiamo immediatamente a reclutare un secondo generale. Bertolt Prinzkock, oppure un Humphrey Gladschitzer. Humphrey Gladschitzer, tempi di costruzione di tutti gli edifici, interventi a tutti gli edifici più 10. Oddio, lo vediamo qua. Aspetta, già prendi gradi? Anche tu già vai di grado? Anche tu vai giù di grado, mon ami? Mon ami, mon ami, mon ami, mimi. Ok. Nel regno dobbiamo portare al secondo livello la struttura di Altdorf, in maniera da sbloccare le strutture. Poi andiamo a far sviluppare le nostre tecnologie. Allora abbiamo decine 5, fanteria, assegnati delle truppe provinciali. Linea assemblaggio, addestramento di tiro, piccole munizioni prodotte in serie. Facciamo subito una linea d'assemblaggio in modo da andarci a aumentare le entrate delle attività produttive, che non è affatto male. Vediamo se qualcuno ci dà una mano. Ci si diventa amici, eh? Ci si diventa amici, dai, dai. Ci si diventa amici, siamo tutti uguali, no? Siamo tutti dello stesso terreno, la stessa terra, terreno, è venuto terreno, è venuto, non so perché, ma un commerciale con il Talabekland, e noi ce lo prendiamo perché ci serve aumentare le nostre entrate. Con il branco da guerra di Kazak il monocolo. Kazak, se ti fai vedere ti stacco la capoccia a calci nel chiurlo. Qua chi abbiamo? Il Wissenland. Ah, e di qua ci abbiamo simpatia. Von Karlstein, vero? Eccoli qua, i simpaticissimi vampiretti. Che cos'è questo? Oh minchia. Abbiamo una fenditura, ragazzi. Fenditura delle ombre, una fenditura che permette il passaggio alla fazione di Belacor. È segnata sulla mappa? Sì che è segnata, c'è solo questa però. Fortunatamente, o perlomeno adesso nel terreno che noi, nella terra che noi conosciamo. Chissà dopo. Bah, vabbè, torniamo a noi. Allora, penso che ci è rimasto solo da passare il turno, amici. Conti lettori, vediamo. Ci abbiamo anche un vampiro tra di noi. La capitale di questo stato non è attualmente sotto il controllo di una fazione imperiale. Prendere il controllo di questa regione e nominare un elettore porterebbe i seguenti benefici: conte elettore della Silvania, quindi nuovamente un po' di conto vampirico, attribuito casa qua a casa del mantenimento meno 5 per truppe provinciali del conte elettore. La lettera di Salberg, un unico, disciplina più 10 nel combattimento contro i conti vampiri.
Costa dei Vampiri e Re dei Sepolcri. Corruzione meno 5, attributi immuni alla psicologia, riunione comando un bisogno, ottengono doppia esperienza. Cavalieri di Mor. Empire. Now. Yes. Sigma. So. Vediamo, No. sono molto fedeli, Yes. eh? The Empire. All right. C'è Feuerbach, Balthasar. Sigma's will. What? What? Yes. Sono pochi quelli che mi sono So. fedeli, eh? Who calls? What? Sono molto pochi. Macchinazioni elettorali. E no, perché con loro sto a cannone, quindi che mi frega. Vabbè, passiamo il turno, amici. Ok, allora. Spadaccini, Imperatore Karl Franz, sì, li abbiamo presi noi. Andiamo subito velocemente a prenderci anche l'altra, amici. Eseguiamo due unità, un trono da grandi. E questa sempre, per forza ci serve. Fino a che mi aspetta un attimo Helmut, non ti arrabbiare, non ci rimane male, ma è solo una questione strategica al momento. Vediamo se possiamo stringere altre patti con qualcuno. Lockland, la corte di ghiaccio prenderebbe il commercio, facciamocelo perché ci interessa. Patti, abbiamo tutti quelli intorno a noi che sembrerebbero ora accettare la nostra amicizia, amicizia, più che amicizia, diciamo patto di un'aggressione. Però a noi ci va bene anche quello, tutto sommato, perché così possiamo, diciamo, indirettamente tenere sotto controllo la situazione intorno a noi. Il Midland ha anche un transito militare, così come il Talabekland. Per le alleanze è ancora presto, a quanto pare, ma ci va bene così. Ok, abbiamo stipulato un accordo commerciale con la Corte del Ghiaccio, amici. Vediamo un po' se qualcuno. Honor before glory. No, perché tanto se ci avevano intenzione di farlo mi sarebbero stati segnati, quindi possiamo procedere. Allora, Imperatore Karl Franz. L'abbiamo fatto, quindi niente, possiamo. Ma non è passato il turno? Is it time? Penso di no, no, passiamo il turno. Così diamo le due unità a Karl Franz e le prime due unità al buon Helmut. No, Helmut, scusate, oddio, come cacchio si chiama il nostro, me lo sono scordato. Allora, relazioni pericolose. Alberico Haupt Andersen, un nobile minore con stretti collegamenti alla casa di Midland, è stato imprigionato su ordine di Alberico Haupt Andersen, conte elettore dello Stirland, e accusato di avere una relazione proibita con uno dei membri della famiglia Alberico Haupt Andersen. Stirland vuole il sangue del nobile di Midland in ordine all'esecuzione. Se lo volessi, dovessi avere abbastanza influenza politica da riuscire a far rilasciare il prigioniero. Fai pressione per la grazia, perché insomma mi sembrate un po' esagerati in effetti, no? Come sconfitta onorevole?
Sì, effettivamente hanno, diciamo, il doppio delle nostre unità, quindi tecnicamente parlando ci prenderebbero a calci nel chiurlo. Aspetta che mo venimo pure col nostro Humphrey Glashizer a tentare di metterti le mani addosso. Facciamo le ciotoline della pappa. Poi, oltre alle ciotoline della pappa, che andiamo a fare? È questo per forza, perché è l'unico che possiamo fare nelle città grandi. Andiamo a farlo, questo no perché dopo lo abbattiamo e lo facciamo qua. E lo facciamo in quella regione. E io mi recluto. Ah, mi servono 13 turni prima che diventa reclutabile. Ah! As is my right by Sigmar's crown. Per forza, mi serve reclutarne due al volo qua, amici miei. Solo che se faccio 1 e 1 mi sarebbero 2, tanto sono tutto tanto sommato che le metto su 2 e 2 e 2. Andrei a risparmiare qualcosa come 400 ore monete, quindi tutto sommato ci conviene attendere perché andiamo a risparmiare un po' di soldi. Questa non la facciamo, come abbiamo detto, e vediamo se qualcuno ci stringe. No, niente, nessuno ci stringe mani, quindi passiamo il turno. Surplus di popolazione nel Reikland, amici, quindi possiamo andare a costruire niente. Oh, sono di Godrex Affelix, avventurieri. Ingaggiali. Abbiamo ingaggiato Gotrek e Felix, ragazzi, e sono due personaggi che a distanza di tempo poi spariscono. Guardate, dato che c'è da fare quante cose, sono a tua disposizione, vedete, per 30 turni. Quindi io prendo Humphrey e do le unità a loro e Humphrey lo andiamo a dismettere visto che abbiamo Gotrex e Felix che fanno parecchi danni, amici. Parecchi danni. Che però li devo mettere sotto assedio in modo che, esatto, in modo che non reclutano altre truppe, così io blocco il reclutamento, li blocco, li vado a bloccare il reclutamento. Edifici, sì, allora vediamo se abbiamo cosa da costruire, sembrerebbe proprio di sì. Perfetto, quello che volevamo. Portiamo qua perché ci dà soldi, sì, tra i generali 150, perfetto. Allora, vediamo se qualcuno avesse intenzione di stringere un accordo con noi. Commerciale no, transito militare sì, Lockland, vieni, che ci potrebbe essere utile per qualche cosa. Altre cose no, quindi amici, come vedete possiamo andare a passare nuovamente il turno. Ah, qua c'è già la pestilenza? Ci sono già tracce di Nurgle? Eccolo, infatti. I fecondi. Festus, il signore delle sanguisughe. Bene. E non è manco troppo distante da noi, amici, come vedete, eh? Noi stiamo qua con la nostra capitale e lui sta qua. Mettiamoci in testa che potrebbe venire a romperci i coglioni.
sicuramente verrà. Ci potete mettere la mano sul fuoco. Passiamo il turno. Ma guarda come è fatto bene questo mare. Questo mare, questo fiume. Eccolo qua, ok, perfetto, assedio, stanno ancora sotto assedio, ragazzi, quindi non hanno potuto reclutare. Ottimo, me lo penso, eh. Ok, e stanno anche andando, vedete? Stanno andando già in logoramento, amici, non attaccano, vanno in logoramento. Ottimo, ottimamente, amici miei, ottimamente, eh. Allora, a questo punto, amici, io mi sposterei subito con Gotrek e Felix. Li metterei qua. Guardali. La sua cazzutaggine. Vado a reclutare altre due unità. Come abbiamo detto, vado a costruirmi qualche cosa. No, niente. Nada de nada. Ragazzi, questo non lo porto al secondo livello per un semplice motivo, perché lo faccio nel Grimburg, come si dice, non te lo so, perché essendo una struttura di tre che è al massimo arriva al terzo livello, sarebbe sprecata nella città principale in cui le strutture possono arrivare al quinto. Quindi ci andiamo a fare quelle più importanti. Vediamo qualcuno vuole fare un accordino con noi. Commerciale, non ammazza quanto ci state tutti sul cazzo. Allora, passiamo al turno. Allora, lo Stirland chiede la regione. La regione di Flensburg è stata data storicamente come era dallo Stirland, ora però si trova sotto il controllo del contrattore di un altro stato. Alberic Haupt-Andersen, il contrattore legittimo di Stirland, ti ha chiesto di dare la questione del suo potere su questa terra immediatamente. Ok, abbiamo richiesto perché così andavano pare, 4 e 4, attività produttive. Possiamo andare a ricercare nuovamente la geovicina ricerca più 10 università, non è grabile, ma sono curato della maghi guerrieri. Rimborsi dei crescita, facciamo rimborsi dei tributi, va. Ok. L'abbiamo fatto. Adesso ragazzi penso che possiamo lanciare il nostro attacco. Bam! Vai! Attacchiamo sul campo di battaglia, amici! Partiamo! E andiamo a sfondargli le sacrosante natiche. Le tue forze sono pronte per assaltare le loro difese, ma raccomando cautela. Il nemico è ben trincerato e ha avuto tempo di prepararsi a dovere. Allora, eccoci qua. Da là arrivano i nostri rinforzi, fra quanto arrivano? Tra 1 minuto e 58. Allora, nel frattempo, qua c'è la torre e qua le barricate.
Qua però non c'è nulla da questa parte e saremmo, diciamo, abbastanza anche coperti per il passaggio delle nostre truppe. Certo che farle passare tutte in un punto unico, se ci andate a pensare, potrebbe essere una stupidata, perché se poi la prima viene attaccata, bloccherebbe tutte quelle dietro, facendole rimanere. Facendole rimanere incastrate e soprattutto sotto il tiro dei nostri nemici. Non lo so, vediamo un attimo. Allora, tanto queste mettiamole qua, queste le abbiamo preparate per entrare da questa parte, perché una torre sta qua e una barricata da questa parte, ma qua ci avremmo il passaggio diretto. D'altronde non possiamo fare altrimenti. Dobbiamo metterci qua e bombardare tutto il sacrosanto ciborio. Proviamo un po', andiamo un po' a vedere come parte, eh. Andiamo, procediamo. Tom, 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 tom. Oh, no, ma vieni, mi tirano addosso. Spadaccini entusiaste. Sì, te metti qua. Questi proviamo un po' a farli muovere da questa parte. Eccoli, c'è qualcosa qua. C'è qualcosa. Spiego, ste torri che riescono ad arrivare a 1000 km. Datevi un po' una mossa, mon ami. Lei abbia smesso di sparare. Pare che abbiano smesso di sparare. Cioè pensano loro che in 30 secondi le sminchiano come se non ci fosse un domani. Sono state. Ah, eccoli, ce li vedevo. Sono arrivati anche il buon Gotrek e il buon Felix. Facciamoli avanzare. Stai sminchiando la torre? Almeno la prendessi. Rinforzino da dietro, rinforzino da dietro.
dove stai andando? Forse riusciamo a far passare un esercito qua. Riesco a far passare la cavalleria. Non riesco a far passare da qua, però da qua sì. Dai, dai, vai. Così, bravissimi. Veloci. Hop, no, sì, non sparate. Chi v'ha detto di sparare su quella? Chi te l'ha detto? Dai pure tu qua. Veloci. Dai, con questi serpentoni e bruconi siamo riusciti a entrare. Abbiamo sfondato. Non ha sfondato Carle Franze, che è rimasto dietro. No! Mi è rimasto dietro Carle Franze, zio buono, fallo passare di qua. Mi è rimasto indietro il buon Carle Franze. Senti, fermati perché te mo stai a fare più danni che altro. Ecco, guarda, che ti ho detto, guarda tu casca. Mortan guerrieri. Mamma mia, li spacchiamo a pezzi, li spacchiamo. Questo è il mega rissone finale. Il mega rissone. Dai che mollano. Non è possibile che questi non mollano, raga. Attacco. Niente, questi non mollano. Oh, niente. Si capisce com'è possibile. Che abbiamo sfondato, eh? La mena di corsa a quell'infame fracico.
Guarda questo, anzi questi. Contro le grandi spade, il Cese crede, oh. È scappato, che ha fatto? È scappato l'infame. Coniglio. Feccia ribelle, come direbbe Darth Vader. E questo l'abbiamo fatto. Soldini li abbiamo presi. Oh, come saccheggiamo. Mi servono i soldi. Qua, ok, ok, ok. Nuovi, due nuovi puntarelli per il nostro buon Carl Franz, detto Carlo Francescone. Vabbè, faccia incazzata, ragazzi, pure col martello di Dio in mano. Allora, che cosa gli possiamo dare? Allora, alziamo intanto pure questo. E mettiamoci anche una difesa più alta, va? La nostra fanteria. Con Godric Felix intanto torniamo ad Altdorf, che non c'è bisogno di tenerli sul campo. Vabbè, vediamo se stanno rinfoltendo. Ok, Felix, bene, c'è qualcosa da fare, sempre quella cosina. Andiamo a sistemare Uber Strike, quindi è rimasta l'ultimo Heilart, ragazzi, eccola qua, perfetto. Quindi il nostro prossimo bersaglio, nel momento in cui le nostre truppe si saranno sistemate, è quello di andare a spaccare il chiurlo ad Eilart. Comunque questo c'è un attacco, attacco 32, e pare che sono delle pippe inaudite proprio. Comunque vabbè, fanteria di base, per carità di Dio, eh. I figli di Sigmar. Vediamo se abbiamo altri accordi da fare, non penso, vero? L'Ostermark è per un transito militare. Lasciamo, amici, in quanto la venditura sta sempre qua, eh. Siamo solo un lord, però è appartenente a Belagor. Ah, addirittura solo da loro. Nemmeno da un lord come noi. Quindi che vuol dire? Che prima o poi ci troveremo Belagor che ci rompe i sacrosanti. Abbiamo degli elfi silvani qua, ragazzi. Questa mi è nuova. Questa mi è nuova. Questa mi è abbastanza nuova.
Ecco la grande ortodonzia invece che ortodossia. Vabbè, possiamo passare il turno. Non so perché l'ho fatto qua, su questa parte di terreno nascosta. Ah, qua ci dovrebbe stare la corte di ghiaccio. Dovrebbe esserci Catarina Lazzarina. Ricordate, Go Trek. Mi serve rimpoppa. Bom, 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 bom. Andiamo subito a Gotrek che arriva alla grande. Partiamo subito anche al secondo livello qua, va. Che ci servono le difese, ci servono le difese a cannone, a cannone, a cannone. Karak Norn vuole un passaggio, un transito militare. Ma i fecondi. Mamma mia, questi faccio vedere a che punto stanno a proposito. Tocca sempre tenerli sotto controllo, eh. Eccoli. No, questo è il bosco. Ah, eccoli dove stanno loro. Bosco del grifo. Del grifone, vicino a Belagor proprio. Ammazza che culo. Non vedo il Nurgling tonight. Stava da ste parti prima. Ce ne faremo mucha attenzione. Mucha attenzione, amici. Carl Franz. Oh, comunque se due unità dei lancieri. Non gli daremo una lira, ragazzi, ma invece hanno tenuto botta là sotto come se non ci fosse un domani, eh. Non so se rendo. Non so se rendo. So che possiamo passare il turno, amici. Ha terminato il patto di non aggressione con me. Vlad von Karstein. Mio signore, una potenza rivale desidera un cambiamento reciproco nei rapporti. Le fazioni possono intrattenere rapporti con la niente. E quindi che vorresti farmi capire, Vlad? Ti sarebbe partito l'embolo di venire a attaccare? Devi venire a sfidare l'impero? Non ho capito, qual è il tuo problema? Un accordo poco raffinato, Boris Todbringer, detto Ercicoria. Di recente si è venuto al corrente di esistenza di un grosso debito tra due stati imperiali. Il conte elettore Boris Todbringer di Midland ha illecitamente garantito il prestito di una gran quantità di oro non dichiarato e prelevato in gran segreto dalla tesoreria di Stato dell'Ostermark. Sebbene ci fosse un accordo tra gentiluomini per restituire la somma prestata entro un tempo ragionevole, ora Ostermark ha deciso di riscuotere l'intero debito senza spiegazioni o avvertimenti, chiedendo il pagamento immediato dell'intera cifra. I due stati ti hanno segretamente chiesto di inviare la loro disponibilità senza che essi arrivi all'attenzione degli altri elettori. Quale sarà la tua prossima mossa? Midland, scusi, hai detto tutto tempo, non è che te puoi svegliare la mattina e li vuoi tutti i soldi, a cucurù.
watching, Phoenix? E perché non sei riuscito ad arrivarci? Ci arriviamo io a Carlo Francescone. Ostermark. Fazione incontrata Artois, che non era birra. Grimmio, che devo fare la struttura militare. Questa, perché qua andiamo a buttare giù. Facciamo anche un secondo livello delle mucche. Dice, cerca scivolati, vedi, vedi, scarsi di movimento. Sì, è ottimo. Passiamo il turno. Chi è che viene a chiederci qualcosa? Va bene, quello dovrebbe essere il Nordland, sa, vero? Castel Vorrauger. Ho sentito tanto che troviamo il bestia nella regione di Castel Vorrauger. Ti ho detto che manda un contingente di militare. Berthold Pritzkock. L'abbiamo picchiato. Alla Cisar, di va, sono meglio. Ci fa piacere. Ma noi che facciamo? Reclutiamo. Apposta, dicevo, reclutiamo generali come se non ci fosse un domani senza il mio permesso? Come osi. Io ti metto sotto assedio. Lasciamoli stare un po' là con i loro eserciti subito in logoramento. Qua ci potrei fare, vedi, la cavalleria perché va al quarto. Il problema è che adesso abbiamo pochissimi dindi, però dobbiamo alzare le entrate allora. Perché questi penso che per farli ci vogliano un sacco di soldini. Quindi ci conviene fare la cavalleria, che sfruttiamo sicuramente, e passare il turno. Fammi vedere come è il regolamento. Ah, come godo. E poi ti facciamo fare anche un altro giro in logoramento, non ti preoccupare. Eccolo, bellerabbiamo branco di morte. Ah, adesso si accampano. Non sono più un'orda. Bisogna andarci con
Appino, che se ci passa sopra solo in acqua. Ragazzi, questo sta facendo i danni grossi al nord, alla Midland. Sta facendo i danni grossi al Midland, ragazzi. Qua noi, la nostra cittadina, invece come procediamo? Altdorf, Gumburg, Uberdrake. Sembrerebbe che stiano andando bene. Hai capito? Questi ci costruivano un culo, regà. Cioè, nel senso che costruivano sotto di noi. C'era una città sotterranea al nostro interno, ragazzi. Tocca costruire immediatamente una di quelle strutture contro sti maledetti sorci infami. Hai capito? Sti sorci zozzi luridi. Allora, vediamo un po' se qua si è cambiato qualcosa nello scacchiere internazionale. L'Ostland, sì. Fatto in un'aggressione e basta. Commerciali? Nessuno ancora. Possiamo passare. Ok. Andiamo qua. E così vediamo quello che succede da questa parte, che al momento è quello che ci interessa di più. Allora, e niente, penso che possiamo andare a passare il turno, sì. Eccolo Festus, che t'ho detto? E questo non ci dichiara guerra sicuro, guarda, che t'ho detto. Questo significa adesso Festus. A parte che ci abbiamo già il branco da guerra in culo, mortacci loro, ci hanno messo sotto assedio Altdorf. Teodric Gauss, ancora vorrà finire. Gli altri si muovono con la testa, non sarebbe dovuto sempre. Il contentore di questo signore, non ci mette niente complesso. Questa qua è la stessa cosa di prima. E no, col Visselland perché è troppo basso. Ok, possiamo muovere la nostra tecnologia. Ok, facciamo anche quello. La nostra fanteria non deve essere lasciata indietro a livello tecnologico. Summon the Elector Counts, not lightly. You watching, Felix? Storia decisiva e andiamo a chiudere, ragazzi. Portiamocela subito a casa. Ok, abbiamo. La tua cavalcatura è Anfregatis, ma se ci stanno loro, giustamente. Allora, rimettiamoci intanto in cammino con il nostro buon Karl Franz. Il nostro buon Karl Franz. Abbiamo una nuova unità, ragazzi, lancieri con scudi. Che l'unica cosa di differente che hanno è che per l'appunto sono più hanno una difesa più elevata. Poi abbiamo Carlo Franz, ha preso il grado. Pistol Corp. Sì. Ci hanno messo sotto assedio nell'Ubersdeck, no, non c'è, c'è solo una struttura importante che è questa, locanda della Luna Rossa. Fornisce una guarnigione con spagna, ma io mi impavo a te, c'è le streghe e custode dei sentieri, i miei coglioni, come dicono in Francia. Ah, ah.
Quando fuori dai territori nativi degli elfi selvani, osmani o ogre. Buono, dobbiamo farlo. Penso che forse dovremmo riuscire a farlo alla prossima. No, dice ancora c'è qualcosa da costruire. Dove? È qua. Ma voglio fare questo, ti ho detto. Pam, 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 pam. Non mi vedo disponibile, giusto. Probabilità, corruzione, entrate derivanti, crescita, entrate derivanti, tariffe, costi di movimento locale. Non c'è niente per la costruzione locale, c'è solo la crescita in più. Ci sia tutto sto grande, controllo. Mi alzerei un controllo a più 4, vediamo. Vediamo cosa succede, anche se penso che una parte del controllo basso sia dovuto all'incursione degli uomini bestia. Penso, vediamo se c'è qualcuno che vuole stringere un accordo rapido. Commercio, no. Quindi via. Possiamo passare il turno. Quella dichiarata tra la Stella Artois, cioè la birra, e i sfasciateschi, detti anche i bevitori assassini di birra. Chi potremmo reclutare qua? Attenzione ancora. Poi abbiamo gli alabardieri, ma dice che ci serve il fabbro. Questi saranno delle bestie inaudite, immagino, vero? Ci avranno tutto quelli a 150, 1000. Non sembra. Che so questi cinghiali da guerra, carri degli Spinogor. Mastini da guerra del caos. Certo è che tocca venirci in due. E tocca reclutare un'unità in unità. E per forza. Un'unità a me. E un'unità a me. L'unità a te e l'unità a me. Sì, prendiamo questi. 88, dai. Facciamo un E1 pure noi. Poi andiamo qua nella nostra città, 3144, alziamo anche questo, così ci andiamo ad alzare la defense. Ottimamente! Vediamo se a livello accordi facciamo qualcosa, amici. Disneyland ci chiedono il patto di non aggressione, cioè abbiamo anche un transito militare. Hai zero, mamma mia, pure tu, P1. Mamma mia. Andiamo qua. Allora, passiamo il turno. Mordega, Giro Manessa è solamente una data Ostermark, questo è ottenuto il contenitore di un altro stato. Wolfram Hertwig, il contenitore di Ostermark, e dare la fissa del suo vedo su questa terra immediata. Ok, Paravon Eita, Auckland pure, Auckland.
Locan stava... Non sono i conti vampiro, perché non si sono espansi più di tanto. La corte di ghiaccio sta prendendo i territori della Norsca. Questo è stato Festus. E per l'appunto, come vedete, abbiamo tracce della loro presenza in vari niente, raga, qua bisogna fare pulizia. Abesoluteli, si va a far pulizia, amici. Si parte e si va a far pulizia. Si parte e si va a fare pulizia, amici, non possiamo fare altrimenti. Per forza. Questi saranno pieni di unità grandi, quindi ci conviene andare contro unità grandi, perché calcolate che ci hanno. Allora, i carri degli Spinogor, carro mostruoso. Segnerebbe vedere cosa hanno dall'altra parte. Un altro qualcuno che fa accordi. Poi, mazza, ho fatto uno, sono cazzati tutti. Minchia, attacca ad Altdorf, ragazzi. Perché un massacro ce l'avrebbe, boom. Ci ha annientato la capitale, regà. Madonna, che botta. Io penso che ci sono sparite le nostre finanze. Sai che significa? No, sì. Già presentati i primi segni del caos. Summon the Elector Counts. Gotrek Gurnishan. On it. Gotrek Gurnishan. I am Prince and Un Emperor. angelo patatine fritte. Mannaggia le patatine fritte. Poi se n'è pure andato il figlio di una puttana, abbiamo fatto altri elfi silvani qua.
Eccolo il figlio di puttana, però stavolta ti ho inculato, stronzo, e muori. Vai a morire, l'abbiamo beccato, ragazzi, abbiamo la possibilità di prenderci subito queste cittadine sopra, i villaggi sopra. Ma no, ma che strano. Rischio lira e mo c'ho una lira. Ah, abbiamo con l'attacco, con il suo attacco abbiamo fatto una missione noi. E noi c'è il secondo lordo che sta forza nemica si aggira nelle nostre terre. Mostra la giustizia di Sigmar è rapida, questo è poco ma sicuro. È stato annunciato un incarico, Sognando Sir. avventura, Hai attenzione però, la sollevato la ricompensa corte sarà di della certo notevole, ma lo saranno giustizia. anche i La pericoli. ricompensa sarà di certo Contro la notevole. Lo Nosca. saranno anche i pericoli. Flagello delle bestie. Cacciatore. Ma questo è buono. Seguace cacciatore. Allora, scusa, eh. Ma va dal ciap. Vedrek, Gotrek, vieni journey un po' sharp. qua. Nemmeno te. Felix. Gotrek, journey Ah, sharp. lui sì. Vedi? Gotrek, journey sharp. Ma c'hai i punti di abilità? 3 punti, minchia, manco pochi. Diamo un puntarello al nostro. Non so dai, facciamo fervente. E costi di reclutamento più bassi. Almiratir, un meglio di Mosa, Gumburg. Tanto per non farci mancare nulla, vedo, eh. Abbiamo manco i soldini. Come ci abbiamo i soldini? Scusa, ah, perché non ci abbiamo i soldati, che è differente. Non abbiamo i soldati. Allora, vediamo qua. Un accordino rapido, eh? Un commercialino, no, eh? E vabbè, cose da fare e da costruire ne abbiamo, no. Passiamo il turno e nel prossimo turno rifondiamo la nostra capitale, ragazzi, che ci siamo fatti tranquillamente abbattere dai nostri nemici. Porco Giuda, devo fare. Devo scavallare. Per reclutare. Devo scavallare per reclutare. Possiamo ricercare armi pesanti. Ah,
Ok. Allora. Così intanto loro stanno reclutando e rimpolpando i vari eserciti, il loro esercito, scusate. Quello è quello, passiamo al turno. Siamo al turno e sto pensando, ragazzi, che ci conviene andare a eliminare la minaccia ribelle a botta secca insieme e poi. Gli stati rivali, l'ordine aureo e Ave, la soluzione uscita dal periodo, ha fatto scoppiare una guerra totale. Il conto è Balta dal Ghetto, l'ordine aureo di Aura e Ave, non so dove passiamo. Porca pupazza, mi devo sbrigare. Se addirittura con una sola regione riescono a tirare fuori due truppe. Una cosa penso, non lo so, boh, non dico impossibile, ma penso che rasenta l'impossibilità. Dobbiamo muoverci, e così veniamo su per romperti il chiurlo e chiudiamo questa storia. Sì, perché sono sicuro che ha rifatto due eserciti, quindi come può mi attacca da sotto. Ci possiamo mettere le mani sul fuoco, lo sappiamo che fanno così. Come al momento che ti vedono lontano, boom, si spostano. E te vengono a cercare di rompere le palle. E niente, ragazzi, allora facciamo così, ci fermiamo qua. La prossima volta... E facciamo una cosa inversa, mi andiamo a prenderci questo che sono diventati un po' rognosi e quindi bisognerà andarci con le mani pesanti. Ci andiamo a buttare giù il Basemund per forza, direzione per entrambi i nostri eserciti, le terre di quelle che una volta erano di Middelland, se non ricordo male. Eccolo, sì, Middelland, sì. E togliamo quella pietra in modo da poter ricostruire la nostra capitale e soprattutto togliere la corruzione del caos indiviso che ci sta facendo piangere. E niente, va bene. Allora amici, io come al solito vi ringrazio per il supporto che mi date e vi invito a seguirmi su tutti i social per essere sempre aggiornati sui contenuti di rapporto e vi ricordo di iscrivervi al canale se chiaramente non l'avete già fatto e niente, ci vediamo al prossimo episodio. Ciao, perdoni!